Bentrovati al nostro telegiornale, vediamo le anticipazioni delle notizie più importanti di oggi. Anniversario Madonnina delle lacrime di Siracusa, è stata celebrata la lacrimazione. Aeroporto di Catania, l'ira del sindaco Trantino. Litigio tra turiste, una russa finisce in ospedale tagliata da un bicchiere rotto. Casette dell'acqua, controlli sulla qualità. Autodromo di Siracusa, un investimento da Formula 1. Bene, queste le notizie principali, vi aspettiamo dopo la pubblicità per proseguire anche con altro. A dopo. Hai pensato proprio a tutto per il back to school di tuo figlio? Da oggi la promozione Galileo dedicata alla famiglia. Vieni a trovarci in Viale Luigi Cadorna 31-33 Siracusa e scopri tutti i dettagli. Affrettati e approfittane, una lente su due sarà in omaggio. Ottica Quartarone è stata scelta da Galileo quale punto di eccellenza per Siracusa. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, la trovi a Siracusa. Nuova apertura Physiorem a Modica, al centro commerciale La Fortezza. Apertura lunedì 4 settembre. Bentornati al nostro telegiornale. Il CDA della SAC deve dimettersi, a chiederlo il sindaco di Catania, Enrico Trantino, che accusa la società che gestisce l'aeroporto Fontanarossa di inadempimenti dopo appunto l'incendio divampato quest'estate. Sentiamo. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha chiesto le dimissioni del consiglio d'amministrazione della SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Fontanarossa, ma i soci confermano la fiducia. Non avrei voluto scrivere perché su certe questioni contano solo i comunicati ufficiali, ha scritto il primo cittadino ateneo sui social, ma talvolta i fatti vengono letti sotto un prisma deformante e risultano distorti. Oggi, dopo aver esposto quelli che a mio avviso costituiscono gravi inadempimenti del management della società che gestisce l'aeroporto, ho chiesto le dimissioni dell'intero CDA e in alternativa l'intervento del collegio sindacale. Il sindaco di Catania aggiunge, adesso saranno loro a doversi esprimere, ma mi infastidisce che la questione da alcuni organi di informazione venga inquadrata come una faida all'interno delle forze della coalizione. La mia iniziativa è stata anticipata a tutte le forze di maggioranza, poiché non esiste altra ragione a base della mia sollecitazione se non gli interessi della città e dell'intero distretto. Ho sempre sostenuto, osserva Trantino, che per le grandi infrastrutture strategiche debbano andare i migliori e che chi è qualificato per condurre la propria azienda non per forza deve avere competenze in ambito aeroportuale. A me non interessa chi indicherà il prossimo manager, basta che individuerà il più bravo. Abbiamo sentito dall'amministratore delegato, prosegue Trantino, cosa SAC ha fatto in occasione dell'emergenza e apprezzato la scelta della società di gestione di mantenere lo scalo aperto piuttosto che chiuderlo con inevitabili disagi, ma garantendo la continuità del volato su Catania. La richiesta avanzata dal sindaco non ha trovato favorevoli gli altri soci che hanno riconosciuto gli sforzi profusi in occasione dell'emergenza, il coraggio e la determinazione del management, confermando la fiducia al CDA. Sittine di protesta davanti la sede della presidenza della regione siciliana a Palermo per chiedere soluzioni riguardo gli incendi della stagione estiva che hanno distrutto la Sicilia. La nuova ondata di incendi che sta colpendo la Sicilia ha fatto scattare un sit-in di protesta davanti alla sede istituzionale della presidenza della regione siciliana.
una delegazione dell'Osservatorio Permanente su Disastri Ambientali ha manifestato esponendo uno striscione con il quale invita la politica regionale a individuare i responsabili degli ultimi roghi e trovare soluzioni concrete allo scopo di prevenire il fenomeno degli incendi che sta devastando l'intero territorio dell'isola. Una mobilitazione che proseguirà nella notte tra il 3 e il 4 settembre, quando gli esponenti del mondo civico si recheranno nelle falde di Monte Pellegrino, uno dei territori tra i più minacciati e martoriati degli ultimi anni dalle fiamme, per chiedere alle istituzioni un maggiore impegno. A rappresentare il pensiero del gruppo civico è stato Pietro Milazzo, presidente dell'osservatorio, che ha spiegato le ragioni della protesta. Una mobilitazione che, per stessa dichiarazione dei manifestanti, è venuta dal cuore in seguito agli ultimi roghi che si sono sviluppati in Sicilia in questi giorni. Gli effetti degli ultimi incendi sono devastanti. I roghi hanno coinvolto quasi tutta la Sicilia, tranne le province più centrali. Il tema non è come spegnere gli incendi, ma come prevenirli. Il nostro è un atto simbolico, ha detto Milazzo, un piccolo gesto a caldo per dimostrare che la cittadinanza non vuole cedere alla rassegnazione e all'immobilità. Chiediamo che i responsabili politici della regione siano chiamati a rispondere per quanto accaduto. Quella della prevenzione rimane l'unica strada percorribile, secondo i manifestanti, l'unico strumento per combattere una guerra nella quale quest'anno non sono caduti solo ettari di alberi, ma anche alcune vite umane. Finisce in tragedia una cena conviviale fra turisti, due donne moldave si feriscono, una delle due rompe un bicchiere di vetro a tavola e inizia a tagliare l'altra, sentiamo di più. Primo giorno di vacanza in Sicilia degenera in violenza, una cittadina russa spacca un bicchiere a tavola e lo usa come arma contro una commensale. Lite fra turiste, una russa aggredisce con un bicchiere rotto una sua connazionale. I carabinieri di riposto e quelli della compagnia di Giarre hanno denunciato a piede libero una cittadina russa di 53 anni per aver causato lesioni gravi ad una connazionale residente in Finlandia. Entrambe al primo giorno di villeggiatura in Sicilia presso l'abitazione del convivente della donna moldava. Prima cena conviviale estiva, inizialmente tutto tranquillo, quando per motivi ancora da chiarire la cittadina russa, dopo aver spaccato sul tavolo un calice di vino in vetro, lo avrebbe adoperato come arma impropria per colpire la connazionale di 70 anni, ferendola gravemente agli avambracci, tanto da reciderle i tendini e provocare una copiosa fuoriuscita di sangue. La dinamica dell'evento non è stata tuttavia completamente chiarita dai partecipanti a tavola che durante la consumazione del pasto avevano alzato un po' il gomito. La donna ferita è stata immediatamente trasportata all'ospedale Cannizzaro di Catania per essere sottoposta ad un intervento chirurgico per la ricostruzione dei tendini, mentre la donna che l'ha aggredita è stata denunciata a piede libero e se la settantenne non riprenderà la completa funzionalità delle braccia, l'accusa per la donna russa si inasprirà in lesioni gravissime. Continuano i controlli da parte della polizia per la quiete pubblica. Un intervento è stato fatto a Noto dopo le 3 di notte in un locale notturno, un altro intervento anche a Pachino. Disturbo della quiete pubblica, oltre le 3 di notte proseguono i controlli nei locali mondani notturni a Noto a seguito di numerose segnalazioni pervenute per musica ad alto volume. Gli agenti del commissariato dopo le 3 di notte sono intervenuti in un locale del centro storico netino, dove hanno trovato circa 40 persone, il DJ che si serviva di un mixer collegato a delle casse acustiche diffondendo musica ad alto volume oltre le 3 di notte. Dalle verifiche effettuate si accertava che il titolare era autorizzato alla filodiffusione sino all'1:30 e senza uso di amplificatori e pertanto è stato denunciato per disturbo del riposo delle persone per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, essendo stato già diffidato dal dirigente del commissariato nel mese di luglio per le stesse ragioni. A Pachino invece, a seguito di un controllo amministrativo effettuato dagli agenti del commissariato presso un lido a Portopalo di Capopassero, una donna di 40 anni e un uomo di 38 anni, entrambi già conosciuti alle forze di polizia, sono stati denunciati per aver organizzato una serata danzante non autorizzata per disturbo della quiete pubblica. Inoltre gli agenti hanno elevato una sanzione amministrativa dell'importo di 10.000 euro per la violazione dell'ordinanza sindacale in materia dei limiti orari, emissioni sonore ed inquinamento acustico.
Numerosi sacchi che contenevano un archivio scolastico sono stati rimossi, adesso si pensa al giusto smaltimento. Sono stati rimossi questa mattina 19 sacchi che contenevano l'intero archivio storico di una scuola siracusana. Il materiale giaceva da qualche giorno in numerosi sacconi del tipo di quelli per lo smaltimento dell'amianto in strada tra via Omelo e via Re Ierone I. Liliana Gissara, responsabile siracusana di Telenostra, ha fatto le dovute segnalazioni. Per il mestiere che ho fatto, afferma la dirigente scolastica in quiescenza, ho capito subito di cosa si trattasse. Ho subito chiamato la polizia municipale, la quale mi ha rimandato alla polizia ambientale. Questa mattina i sacchi sono stati rimossi in concomitanza con l'inizio dei lavori in uno stabile a ridosso del quale sono stati lasciati i sacchi. Trattandosi di archivio scolastico storico della scuola dell'obbligo, la competenza è in capo al comune, per cui la cittadina, da persona consapevole del valore degli archivi quali che siano e della pericolosità dei dati sensibili a disposizione di chiunque in violazione della legge, ha ritenuto avere l'obbligo di segnalarlo e di richiedere l'intervento urgente dell'autorità preposta a tutela della documentazione e della riservatezza dei dati in essa contenuti. In ultima analisi si è rivolta all'assessore Teresella Celesti, a cui ha posto una serie di quesiti. Sono semplicemente allibita da tanta approssimazione e superficialità, ha commentato Gissara, che ha autorizzato la dismissione e lo smaltimento dell'archivio. Dove stava depositato, visto che la scuola più vicina è ad un paio di isolati? Il comune possiede locali di proprietà e nella zona utilizzati come depositi di documenti? Insomma, per Gissara occorre fare chiarezza su questa strana storia. Le analisi chimico-fisiche dell'acqua erogata dalle casette sono svolte costantemente, a precisarlo è la SIAM. I controlli sulla qualità dell'acqua erogata nelle casette sono eseguiti costantemente. Questo è il senso della nota di SIAM che risponde a un'interrogazione presentata dal consigliere comunale Paolo Cavallaro. Da poco più di un anno SIAM gestisce 8 casette riconoscibili dalla grafica e sono situate in via Barresi, via San Metodio, via Ozanam, via Cuma, via Calcagno, a Cassibile, piazza Rossello e via la Santa Panagia. Le casette dell'acqua non rientrano in alcun capitolato, ma sono servizi erogati nell'ambito della concessione per la gestione del servizio idrico affidata alla SIAM e le analisi sono svolte costantemente. Ciò è verificabile, sostiene SIAM, in quanto una volta effettuati i fogli con i risultati aggiornati vengono periodicamente affissi nelle bacheche degli impianti, sostituendo quelli precedenti. Le ultime analisi sono datate 7 luglio e i risultati sono visibili a chiunque si rechi nelle casette. E ciò vale per l'impianto di Cassibile, dove si sono accorti che nella stampa vi fosse un refuso 2022 anziché 2023. SIAM ricorda che nei distributori è possibile prelevare l'acqua naturale a temperatura ambiente in modo totalmente gratuito, mentre l'acqua fredda, sia liscia sia gassata, è disponibile al costo conveniente di 7 centesimi al litro, una scelta che ha l'obiettivo di incentivare i cittadini a utilizzare le casette dell'acqua. E poi viene premiata anche dai dati, prendendo in esame il periodo agosto-dicembre 2022, le casette dell'acqua hanno erogato 900.000 litri di acqua. In considerazione le bottiglie da 1,5 litri, è stato stimato il risparmio di 600.521 bottiglie di plastica, che equivale a circa 24 tonnellate. Calcolando poi un costo medio per ogni bottiglia di acqua circa di 15 centesimi al litro, il risparmio complessivo della spesa dei siracusani ammonta a 135.000 euro. Una notizia un po' curiosa riguardo la vacanza di Barbara D'Urso a Siracusa, ma ricordiamo quando Barbara D'Urso, durante un suo programma, la conduttrice definì Siracusa un paesino dimenticato siciliano. Sentiamo appunto nel servizio, ricordiamo l'aneddoto. Noi siamo in Sicilia, peraltro in un paesino della Sicilia non dimenticato. Nella nostra scuola, popolarissimo per il paese. Siracusa, un paesino siciliano dimenticato. Esordì così la conduttrice Barbara D'Urso nel 2014 durante un suo programma su Mediaset in occasione di una polemica su dei canti degli alunni della scuola Raiti di Siracusa dedicati al presidente del Consiglio dell'epoca Matteo Renzi, vicenda che scatenò diversi pareri contrastanti. Definisce Siracusa un paesino dell'entroterra siciliano dimenticato, frase che scatenò l'indignazione e l'offesa dei siracusani, compreso il primo cittadino del 2014 Giancarlo Garozzo.
Un paesino della Sicilia non dimenticato. Estate 2023, Barbara D'Urso sceglie proprio quel paesino sperduto e dall'hotel di lusso di Ortigia pubblica sulla pagina social panorami spettacolari, prelibatezze tipiche della nostra città e luoghi unici a Retusei. Forse dopo 10 anni dalla sua gaffe davanti a centinaia di migliaia di telespettatori, la conduttrice col cuore si è resa conto di non trovarsi in un paesino sperduto, ma bensì nella città del grande Archimede, con lo splendido mare di Ortigia, Siracusa, ricca di storia, cultura e tradizioni, dalle bellezze uniche, meta turistica mondiale, patrimonio dell'UNESCO. Un benvenuto quindi alla conduttrice Barbara D'Urso, che finalmente ha conosciuto e forse preso consapevolezza delle bellezze della città di Siracusa. Andiamo a parlare dell'autodromo di Siracusa, un investimento di 24 milioni di euro. Si riaccendono i riflettori sull'autodromo degli Aranci. Se le indiscrezioni e le ipotesi con tanto è condizionale allontanavano il rombo dei boli dalla storica pista di Contrada Fusco, la realtà è ben altra. Benché interessato a investire in Sicilia e anche sul territorio siracusano, non vi è alcun riscontro dell'aderenza dell'imprenditore siculo australiano all'impresa Metafor Corporation, che ha acquistato all'asta l'impianto sportivo siracusano aggiungendo 50.000 euro al prezzo a base d'asta di 3 milioni di euro. Il muro di riserbo eretto attorno all'acquisizione del circuito automobilistico ha stimolato la suggestione che dietro quella società vi fosse anche il padrone del Catania Calcio. Ben diverso è anche il progetto della società australiana, che al contrario delle voci di corridoio, che tali rimangono, ha previsto di rivitalizzare il circuito investendo in un progetto di rilancio. Non trova alcun riscontro quindi l'ipotesi di costruire su quell'area di Pantanelli una serie di villette o persino un ospedale. Metafor ha invece un piano ambizioso che riguarda il circuito di Siracusa. L'acquisizione dei 60 ettari di terreno in cui sorge l'impianto, che fino a luglio scorso apparteneva al libero consorzio comunale, è prodromica a un ulteriore importante investimento di circa 24 milioni di euro per trasformare l'autodromo in una pista competitiva in grado addirittura di essere riproposta nel mondo della Formula 1, da cui manca ormai da oltre un sessantennio. Gli interventi previsti contano di completare le strutture esistenti, ottimizzare la pista e gli spalti per puntare con decisione a essere il circuito automobilistico più a sud d'Europa, del Mediterraneo, rappresentativo dei paesi del Nord Africa, della Turchia e del Medio Oriente, pronto a ospitare non solo le gare di Formula 1 ma anche quelle motociclistiche a qualsiasi livello. Giorni che si celebra l'anniversario della lacrimazione della Madonnina delle Lacrime di Siracusa, sentiamo dalle parole del sindaco appunto l'evento e quali saranno le altre giornate in programma. Sono iniziate questa mattina le giornate cruciali per la celebrazione del 70° anniversario della lacrimazione della Madonnina di Siracusa, un evento che sarà il sindaco in prima persona in fascia tricolore a seguire passo dopo passo. Ieri c'è stato un bellissimo evento in piazza Euripide, la piazza così come è stata riqualificata, immersa nell'atmosfera delle celebrazioni, con tantissimi giovani che si sono riuniti in questo nuovo luogo della città, dove abbiamo fortemente voluto ricordare insomma la testimonianza di quello che 70 anni fa ha segnato per sempre, no? La storia della nostra città. L'evento della lacrimazione, che chiaramente quest'anno a maggior ragione, visto che ricorrono i 70 anni, verrà seguito con particolare attenzione, e vi anticipo che ci sarà un gesto da parte mia personale, perché credo di interpretare lo spirito di tutti i cittadini, proprio a sottolineare questo rapporto tra la Madonnina e le lacrime e la città di Siracusa. Gesto che sarà fatto in occasione di cosa e quando? Ma io credo che lo faremo giorno 1, ma stiamo discutendo con la curia delle modalità. Non vi posso svelare niente, perché chiaramente decidiamo in due. Infatti, comunque è una città che sta accogliendo tanti pellegrini, come accade sempre, con qualche disagio però in quella zona in particolar modo a causa di del cedimento della volta. Potete immaginare che appena mi hanno raccontato del cedimento, io ho subito pensato proprio all'evento dei festeggiamenti, ma a maggior ragione ritengo che la sicurezza dovesse essere pienamente garantita, e davanti a anche rischi minimi
è meglio mettersi al sicuro, creando sicuramente qualche disagio piuttosto che mettere a rischio da un lato l'incolumità e la salute dei cittadini e dei pellegrini, ma poi anche complessivamente tutto l'evento. Dobbiamo fare in modo che vada tutto al meglio. Cosa significa per il Sindaco Italia l'evento della lacrimazione? Ma l'evento è un evento che io chiaramente ho vissuto nel ricordo e nel racconto dei miei nonni, dei miei genitori, poi nel tempo mi sono documentato. È stato un evento che ha segnato fortemente la storia della nostra città, dando, come dire, un senso importantissimo della presenza mariana nella città di Siracusa. Personalmente la Maronnina è un luogo in cui anche più giovane mi sono recato spesso di fronte a momenti di difficoltà. Poi la devozione è un fatto personale, quindi non voglio e non posso entrare nella fede del singolo, però è chiaro che la Maronnina occupa un posto speciale e particolare non solo nella storia della città, ma anche in quella che è la sua identità. Il segno della lacrimazione della Madonna è un segno che anche come amministratore della città non possiamo, come amministratori non possiamo, come dire, né dimenticare né trascurare, perché è un segno che porta con sé un messaggio di compassione, di attenzione alla sofferenza, di attenzione ai più fragili, di inclusione, di amore materno e di devozione in generale. Grazie, grazie al sindaco, buon festeggiamento di anniversario. Grazie a tutti voi, ci vediamo presto e buon festeggiamento a tutti i cittadini di Siracusa. E buona guarigione, abbiamo visto insomma che adesso è in giro per la città, quindi sta meglio. Sì, 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 adesso sto molto meglio, grazie, ci vediamo anche in questi giorni. Un caro saluto a tutti e grazie. Grazie, grazie tante, arrivederci. Con questo servizio si chiude il nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon proseguimento, arrivederci.